adesso andrò veloce, perché altrimenti mi distruggo. Gli scenari possibili, cioè sport si usa sempre, sia quando io ho sia gli arrivi che le partenze. Sia quando ho gli arrivi ma non ho partenze, cioè ogni giorno può succedere che nel giorno X ho sia arrivi che partenze, normalissimo. Oppure ho solo arrivi, non ho partenze. In questo caso uso sia sport che la trasmissione alla Polizia di Stato. Invece non ho arrivi, ma ho partenze. Alla Polizia di Stato non trasmetto nulla, perché alla Polizia si trasmette solo l'arrivo. Ma a sport, la partenza la devo trasmettere, perché se l'utente parte, vuol dire che lo devo eliminare dal mio sistema, nel senso di presenze che finiscono in quel giorno, e quindi lo devo gestire. Ma anche quando non ho né arrivi né partenze, devo dire, devo trasmettere con sport. In quel caso cosa trasmetto? Trasmetto nessun movimento. La sigla che trovavo sul sistema è neanche. Potrei anche avere, lo so per certo, periodi lunghi di nessun movimento, perché magari ufficialmente sono andato a fare una vacanza, quindi non prenderò prenotazioni. In quel caso posso anche preventivamente dire al sistema dal 10 di novembre fino al 20 novembre io non ho fatto prenotazione, quindi utilizzo prenotazione per fare un periodo che mi consente di gestire una data di inizio e una data di fine, senza che faccio tante volte la trasmissione giornaliera. Quindi questi sono tutti i scenari possibili. In ogni caso è importante capire che la rilevazione giornaliera, infatti spot, è un calendario, parte sul giorno 1 e va al giorno 2, solo se avete confermato il giorno 1. E automaticamente passa il numero 2 e così via. Cioè voi non potete cambiare la data che viene gestita automaticamente dal sistema, proprio perché vi obbliga a dire cosa è successo il giorno 1, arrivi, partenze, nessun movimento o anche esercizio chiuso. Anche se voi siete chiusi, lo avete dichiarato nella pubblicazione prezzi e servizi, dato che l'ISTA dice, se, anche se una struttura ricettiva ha dichiarato chiusura, ma sta ricevendo delle persone, è non è cioè, sarebbe opportuno non perdere quei flussi, quindi l'ISTAT ne accetta quei flussi. Chiaro che siete sotto sanzioni dei leggi urbani, perché se voi avete detto che in quel periodo siete chiusi, arriva il vigile e vi trova aperti, confermi, vi arriva la sanzione. Però se voi siete aperti, il vigile non è passato, avete avuto dei clienti e li trasmettete all'ISTAT, non è che l'ISTAT lo dice ai vigili, attenzione, cioè sono. I dati statistici sono coperti dal segreto statistico, quindi comunque sì, non c'è comunicazione tra l'ISTAT o comunque la regione e la finanza e i vigili e il comune da questo punto di vista. Quindi se siete ufficialmente chiusi ma ricevete dei flussi, li potete comunque trasmettere. Allora per questo motivo il sistema SPOT non può dire, cioè non può prendere dalla GPS informazione che siete chiusi e quindi saltarvi quel periodo, lo dovete comunque comunicare voi, anche se siete chiusi. Vabbè, qui poi per chi vedrà queste slide c'è tutto il dettaglio di cosa succede nei vari scenari. Vabbè, adesso non è un po' dire. Ok. Allora, lo svolto completo, quindi oltre al trattamento di arrivo e partenza, vi consente di gestire la grafica dei clienti e di esportare in Excel i dati della documentazione. Quindi andate in reception, trovate la grafica clienti, potete cercarli per codice, per cognome, potete cercarli per tutti. E quindi vi viene sia la visualizzazione a video, sia l'Excel che potete generare con tutti i dati. Invece l'export adoggiati, che è disponibile da movimento, mettendo il periodo, vi consente di avere questo file con tutti i dati che vi servono. Dopodiché, dato che comune per comune la tassa di soggiorno varia e anche l'applicazione varia, cioè i ragazzi con una certa età pagano un porto, eccetera, noi chiaramente queste cose non le possiamo sapere. Quindi vi diamo tutti i dati che vi consentono poi aggiungendo un paio di colonne di calcolare l'imposta. Quindi voi questo file lo completate con i dati che vi servono, che vi ha passato il comune, quindi la percentuale e le fasce di età, e calcolate i posti che potete passare direttamente al comune.
una funzione tanto dovrebbe essere migliore. Questo era stato completo, quindi basta che ho visto questo completo che ho visto, e sono le due versioni che sono nate contemporanee e andate a regime obbligatoriamente dal 1 gennaio 2011. Ma nel 2014 c'è un'altra versione, che è la versione light. La versione light è un compromesso un po' tra i due. È la versione che è esclusivamente via web, quindi potete usare da un tablet o da uno smartphone, perché è esclusivamente web, e non vi chiede nome e cognome delle persone, e quindi di conseguenza non è collegato alla polizia di Stato, perché altrimenti cioè, non abbiamo i dati per poter compilare la schedina e fare con la polizia di Stato, ma vi chiede quei dati essenziali per la ragione. Quindi è una versione un po' più light, più leggera, più rapida, per quelle strutture che probabilmente non hanno un movimento costante durante l'anno, magari sono aperte realmente solo luglio-agosto, per due mesi non vanno neanche avere l'onere di dell'installazione di un software sul PC, che cosa avete, poi arrivano i virus, bisogna installarlo e così via. Quindi per quelle strutture che trasmettono, cioè che hanno poco movimento, converrebbe in effetti in light perché sono web e rapido da utilizzare. Tutte e tre le versioni base con web e light vi offrono comunque delle funzioni di errore. L'analisi del bilancio, quindi il report di movimentazione, quindi vi consente di dire nel mese di agosto che movimentazione abbiamo usato, qui sono tutti i bollini blu perché sono stati scaricati da una struttura, quindi tutto una scomparità della struttura, suddivisi per regione italiana o per paese estero di provenienza, e vi dà anche la variazione rispetto all'anno precedente, così voi potete anche capire come andava la vostra struttura rispetto all'anno precedente. E riporta anche le fasce di età, le prime tre fasce di età dei vostri clienti. L'altro report è il profilo turista, quindi se avete inserito motivazione viaggio, eccetera, eccetera, vi dà anche le informazioni, se le avete inserite, altrimenti è inutile. E poi l'analisi del benchmark, cioè quella che vi confronta la vostra struttura con il resto del territorio, della provincia, della regione, rispetto alla stessa tipologia o rispetto a tutto il complesso delle strutture civili. Quindi se siete un B&B di Mesagne, voi potete chiedere con questo report la situazione, cioè l'andamento della vostra struttura rispetto a tutti i B&B della provincia di Brindisi o del territorio, qui siamo nel territorio, quindi se la costa, noi siamo divisi in Salento. Vabbè, il territorio di conferenza, adesso non voglio fare quindi, perché il confronto si fa sia per territorio che per provincia, oppure per regione, quindi potete avere questo confronto che qui. Questo è Salento. Allora, quindi per il mese, no, individuale, vi ricordo, gli arrivi nella vostra struttura, la media degli arrivi nelle altre strutture, le presenze della vostra struttura, la media degli arrivi nelle altre strutture, permanenza, stessa cosa, e il tasso di occupazione registrato da voi, quello medio registrato dagli altri. In questo caso la struttura che avevo pensato ha avuto per esempio il tasso di occupazione in quel periodo del 33%, mentre il tasso di occupazione medio di tutte le altre strutture dello stesso comparto è stato del 20%, quindi decisamente la struttura è andata meglio rispetto alla media. Quindi queste sono quelle analisi che che vi possono aiutare nella gestione della vostra struttura e che vengono rapidamente, diciamo, con l'utilizzo del sistema. Poi c'è il disaster recovery, cioè possono succedere delle cose, vi dimenticate di far partire degli ospiti, oppure andate via la corrente e si è confronto il database, possono succedere delle cose. Allora, ciò che è recuperabile dal punto di vista informatico, abbiamo fatto delle funzioni. Quando proprio non si riesce, numero verde. Un numero verde che risponde dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19, orario continuato, quindi anche di chiamata luna trovate gli operatori che vi rispondono. E uno degli operatori è anche una nuova che sta qui, quindi è la persona che vi rispondono, oppure la casella stop, che perciò ci va già in giro. Quindi se non avete la possibilità di telefonare, o volete sottoporre comunque un quesito, scrivete alla casella.
o vi rispondono direttamente al telefono oppure vi rispondono al mio. E io vi dico. Ci sono domande esausti, benissimo.